Al Bindi di Pietracuta la palla inizia a scottare, minuti concitanti in questo finale di campionato con il rossoblu di casa leader del girone F di promozione Romagna. Ospite l'Asar che vuole salvarsi senza patemi in attesa del contro ricorso di Gambetola dopo i tre punti assegnati dal giudice sportivo. I riccionesi arrivano al Bindi senza timore come squadra insidiosa, specie in questo 2022. La direzione arbitrale affidata a Francesco Sapio della sezione di Cesena, coadiuvato a Danny Panzavolta della sezione di Forlì e Enrico Ceretti della sezione di Cesena. La curva di casa si colora di rossoblu e si fa sentire subito con cori di incitamenti a fuori di frati e compagni, particolare non da poco in una gara bloccata soprattutto nei primi 45 minuti di gioco che ci regalano quanto segue. Al 12° Tosi lancia in profondità Tomassini, l'attaccante fronteggiato da Fattori riesce ad arrivare al tiro ma quest'ultimo è tenace nella marcatura deviando la sfera in calcio d'angolo. Dal corner seguente arriva il colpo di testa di Lessi che si perde alto. La reazione dell'Asar arriva da calcio piazzato con Marchionna che calibra la sfera a fondo campo. Più pericoloso al 21° la bicicletta di Alberto che tra i due litiganti alza il pallone sopra la porta difesa da Isa. Si rivede il Pietracuta al minuto 28 quando il tiro cross di Fratti da posizione di filata diviene un comodo invito non raccolto sotto il micio da Tomassini che buca l'appuntamento con la rete, consolato ed aiutato a rialzarsi dal portiere Mauri. Al 33° Pietracuta protesta per questo fuorigioco fischiato a Fratti anche se l'attaccante al momento del pallone consegnato dai varisti viene tenuto in gioco da Franchi. Al 43° l'ultimo sussulto rossoblu di prima frazione arriva da questo tiro dei varisti fuori misura. Sotto gli occhi del direttore di gara le squadre vanno all'intervallo solo 0-0. Nella ripresa Pietracuta si rende pericoloso a due rimesse laterali. Nella prima Fratti aggancia la sfera, appoggia per avaristi che chiama la deviazione in corner l'attento Mauri. Dalla seconda rimessa, che avviene dopo due giri di lancette, questa volta è Fratti ad invitare a una comoda presa Mauri. La capolista non ci sta e cerca la via del gol sull'asse Contadini Tosi. Mauri si fa trovare pronto sul colpo di testa del numero 4. A settimo l'episodio chiave del match. Fratti in area di rigore viene travolto dal numero 3 ospite Angelini. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, trattasi di penalty. Dagli 11 metri è lo stesso capitano e bomber rossoblu a freddare Mauri, andando a festeggiare la rete con la parte più accesa del tifo che festeggia a suo modo il vantaggio e il primato consolidato. Sulle ali dell'entusiasmo la squadra di Fregnani mette la quinta con Tomassini che non riesce a calibrare il pallone verso lo specchio della porta. Prima della mezz'ora il Pietracuta avrebbe l'assegnazione di un nuovo penalty. Faiti lanciato a rete viene fermato in qualche modo da Fattori che una volta terminato a terra tocca il pallone anche con la mano. L'arbitro ben appostato fa segno di proseguire. Da calcio piazzato Isa viene chiamato al primo intervento del match al minuto 84, ma dall'altra parte il Pietracuta non si scompone. L'azione del raddoppio parte da lontano, il numero 2 Fabri esegue un'ottima lettura da gioco, anticipa l'avversario, realizza una sovrapposizione dopo uno scambio con il compagno Fratti e una volta arrivato sul fondo mette al centro un delizioso cioccolatino che chiede a Sir Tomassini di essere semplicemente scartato. 2-0 e fine dei giochi. Il Pietracuta consolida al meglio il primato. La squadra di Fregnani è solida dietro anche nell'extra time, sciupa in contropiede con Francesco Fabri Tris e con Fratti non riesce ad andare nuovamente a bersaglio, ma poco importa, il 2-0 basta ed avanza per festeggiare al meglio con la propria tifoseria un sogno che avrebbe dell'incredibile per la piazza e per la vallata.